importante che noi dobbiamo prendere in considerazione, un fatto fondamentale questo che dovete prendere in considerazione. Se volete superare, diciamo, è importante superare la paura della solitudine, perché condiziona tantissimo nelle scelte sentimentali affettive. Salutiamo la nostra Gina, che mi deve subito dire rapidamente se si vede bene o no. Allora, la solitudine è una condizione che molti temono e cercano di evitare, e questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Questa paura può influenzare profondamente le scelte in amore, le può influenzare, purtroppo questo è quello che succede molto spesso, perché noi molto spesso siamo proprio bloccati, diciamo, siamo vincolati dalla paura della solitudine e quindi questo non ci fa stare bene, ci fa stare molto male. E dobbiamo quindi imparare a superarla, questa paura della solitudine, dobbiamo imparare a liberarcene fondamentalmente, ed è il punto fondamentale. Se vogliamo vivere bene, se vogliamo vivere bene le relazioni sentimentali affettive, dobbiamo renderci conto che la paura della solitudine è soltanto un qualcosa di estremamente negativo che noi non dobbiamo subire fondamentalmente. La solitudine è veramente una condizione che molti temono, e questa paura può influenzare profondamente le scelte in amore, portando, salutiamo la nostra Barbie mamma, benvenuta, portando, diciamo, a volte a decisioni affrettate e non ponderate. Tuttavia, diciamo, dobbiamo imparare a comprendere che affrontare la paura della solitudine può essere un fatto fondamentale per trovare la persona giusta. Chi non supera la paura della solitudine non può trovare la persona giusta. Pensate che ci sono persone che passano da una relazione all'altra proprio per paura della solitudine, per paura di, come dire, per paura di restare da soli fondamentalmente. Quindi questo è un qualcosa di molto importante, un qualcosa che sembra strano, però in realtà succede. Tante persone, proprio per la paura di rimanere da soli, passano da una relazione all'altra e spesso sono relazioni fallimentari, una relazione fallimentare dopo l'altra. La solitudine viene vista spesso come una condizione negativa. Salutiamo Rosy, brava Rosy, vedo che Rosy si è subito, l'ho addestrata bene la Rosy, l'ho addestrata bene. E la solitudine viene spesso vista come una condizione negativa, no? Perché viene vista come associata alla tristezza. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che la solitudine è un'alleata. Noi la vediamo come una nemica, ma in realtà la solitudine è un'alleata. Molte persone, soprattutto devo dire donne, no? Non sanno stare da sole, passano da una relazione all'altra, cioè finiscono una relazione e ne iniziano subito un'altra. Talvolta relazioni, talvolta anche relazioni matrimoniali, e passano da una relazione matrimoniale all'altra, o da una relazione, da una convivenza all'altra, o da un fidanzamento all'altro. Salutiamo anche Domenico. Questo vale soprattutto per le donne, ma vale anche per gli uomini. La solitudine è sicuramente un tema complesso, è un tema ambivalente, perché diciamo, può assumere delle connotazioni negative o positive a seconda del contesto, no? Individuale. Però noi non dobbiamo vedere, cioè la solitudine quando è che diventa nemica? Quando la solitudine diventa, come dire, isolamento sociale, no? È ovvio che se uno si isola socialmente, non parla con nessuno, ma la solitudine non è non avere un fidanzato, non avere un marito, non avere una moglie, non avere una fidanzata, non avere un compagno, non avere una compagna. Quella non è solitudine. Cioè, invece, molte persone considerano il fatto di non avere un marito, un compagno, una compagna, un qualsiasi cosa, lo considerano un qualcosa, lo considerano negativo.
non sanno stare senza e quindi passano da una relazione sbagliata all'altra. Invece la solitudine è quando c'è un isolamento sociale, no? Certo che se tu vivi, poi qualcuno può anche fare l'eremita e apprezzare di fare l'eremita, ma l'essere umano normalmente deve interagire con le persone, no? Quindi nel momento in cui noi interagiamo con le persone in un modo o nell'altro, anche se siamo, tra virgolette, single, il che tra l'altro essere single non significa non avere neanche una vita sessuale, anzi, le statistiche dicono che i single hanno una vita sessuale molto più attiva delle persone sposate, per dire, perché le persone sposate dopo un po' smettono di farlo, non sono più interessate a farlo. Quindi i single hanno una vita sessuale sempre molto più attiva, proprio perché essendo single non hanno vincoli, possono farlo con uno, con l'altro, senza tradire nessuno fondamentalmente, perché di fatto non hanno una relazione stabile, perlomeno con qualcuno, no? Quindi questo lo dicono le statistiche, quindi anche sessualmente il fatto di essere single è un vantaggio fondamentalmente. Quindi, mentre invece è ovvio che se uno vive la solitudine come isolamento sociale, perché è depresso, perché è triste, perché qua, perché là, questo è un fatto diverso. Oppure sentirsi soli, diciamo, se uno si isola dal mondo perché pensa di non valere niente, di non valere nulla, allora questo è un punto, questo è un altro punto fondamentale. Quindi essere soli, nel senso di non avere una relazione sentimentale affettiva, può portare a una vita sessuale più piena, più interessante, più trasgressiva, più intrigante, senza vivere nessun senso di colpa, no? Perché è ovvio che anche chi è sposato, chi è fidanzato, chi ha un compagno, chi ha una compagna, può tradire, ma allora lì diventa un tradimento, nascono sensi di colpa, possono nascere sensi di colpa. Invece se uno è single, può avere tutte le relazioni, anche fisiche che vuole, sessuali che vuole, senza il minimo problema, senza il minimo senso di colpa. Questo è un vantaggio molto importante, secondo me. Ovviamente questo non vale per Rosy, che ricordiamo, Rosy è ancora sposata perché ha fatto un matrimonio religioso, quindi la nostra Rosy, salutiamo Roxy, la nostra Rosy è ancora sposata per di fronte a Dio, perché se uno fa un matrimonio religioso, e non è che poi se, o lo fai annullare o se no sei fedifrega e concubina se tu vai con altre persone, perché se no, se uno non ci credeva prima, non doveva fare il matrimonio religioso, e questo se no diventa un'ipocrisia, no? Io questo lo trovo ipocrita, no? Persone che fanno il matrimonio religioso, che è un rituale religioso, tanto per fare qualcosa, perché scelgono di fare qualcosa. Salutiamo Barbie, diamo benvenuta Barbie. Scelgono di fare il matrimonio religioso tanto per far qualcosa. E questo secondo me è un grave errore, perché se tu fai il matrimonio religioso devi farlo esclusivamente perché tu credi nel matrimonio religioso. Perché se tu non credessi nel matrimonio religioso non dovresti farlo fondamentalmente. Ah, quindi dobbiamo chiamarci Barbie, mi devo chiamare Barbie. Perché si è abbonata, quindi diamo il benvenuto. Prova a scrivere, vediamo se ti abbiamo chiamata Barbie. Ecco, quindi questo è un punto molto importante. Prova a scrivere qualcosa. Eccolo lì, è andata. Quindi questo è un punto molto importante. No? Dobbiamo tenere presente questo, e credo che questo sia un punto fondamentale, perché altrimenti se non ci comportiamo in questo modo, se non facciamo in questo modo, diventa tutto molto complesso, tutto molto difficile fondamentalmente, no? Quindi chi fa un matrimonio religioso e vuole essere conforme alla sua religione deve fare come Barbie, farla annullare dalla Sacra Rota, perché se non lo fai annullare dalla Sacra Rota non ottieni nessun risultato. Beh, se tu fai il
matrimonio, diciamo, solo in comune, lo puoi far annullare dal comune perché c'è un vincolo soltanto civile. Questo è un punto molto importante. Quindi, comunque, la solitudine è, comunque, dicevamo, un tema complesso, no? Quindi, in questo caso, la solitudine viene vista come nemica, fondamentalmente. Mentre invece la solitudine è anche un'alleata, la solitudine è anche un'alleata. No, non è che è meno menate, ma non c'entra che è meno menate, non si tratta di avere meno menate, ma non si tratta di avere meno menate, Rosy, perché da un punto di vista civile è lo stesso, il matrimonio è lo stesso, ma chi fa il matrimonio religioso senza credere in quello che fa, perché poi dopo divorzia senza annullare con la sacra rota, perché dice, ma la sacra rota magari costa tanto, non c'ho voglia, eccetera, eccetera. È un ipocrita. Secondo me è un ipocrita, perché se uno fa un matrimonio religioso deve farlo esclusivamente perché ci crede, non perché lo fa tanto perché lo dicono tutti e quindi lo fa. Perché se uno non c'ho, ma no, se no è un ipocrita. Devi fare l'annullamento della sacra rota se vuoi, se tu credi veramente in quello che hai fatto, devi farlo della sacra rota, se no sei solo un ipocrita, no? Nel momento in cui ti sei sposata attraverso un rito religioso, che è un sacramento vero e proprio, un rituale vero e proprio, e poi quando lo vuoi sciogliere, non sciogli quella parte lì, sei ipocrita, perché cioè, io la vedo come un'ipocrisia, ma ipocrita anche quando l'hai fatto, no? Anche quando l'hai fatto. No, non c'entra quando se sei convinto o no. Va bene, sei convinti, ma se uno lo fa in chiesa e attraverso un rituale religioso, è convinto. Ma non importa che ci hai creduto, se proprio perché tu hai creduto nella cosa devi fare l'annullamento con la sacra rota. Non c'entra, ragazzi, non c'entra niente, è ipocrisia. Non è che uno ci crede, perché uno ci crede e può sposarsi in comune. Se uno ci crede e fa il matrimonio anche religioso, non è che ci crede soltanto, vuol dire che crede anche nella religione, crede anche nella religione che fa il sacramento fondamentalmente. No, non si tratta quando uno l'annulla, deve annullare anche il vincolo religioso se vuole fare le cose senza essere ipocrita, perché il sacramento religioso è un qualcosa che può annullare soltanto, è un rituale magico, vero e proprio, che può essere annullato soltanto da chi l'ha fatto. Quello del battesimo no, perché quello del battesimo è un rituale che è stato imposto, quindi può annullarlo la persona direttamente attraverso un suo controrituale. Io credo che questo sia il minimo, no, che una persona deve fare, perché non è che uno ci crede, ma qua non si tratta di crederci e di sposarsi, perché uno ci crede e si sposa in comune e quindi fa il divorzio in comune. Poi ognuno fa quello che vuole, ovviamente, ma io vedo come ipocrisia. Fare un matrimonio religioso senza crederci, vedendolo solo come tradizione, lo vedo come una cosa ipocrita. Perché, cioè, non so come dire, perché uno deve fare un matrimonio religioso se... Allora, comunque, sì, però, che vuol dire? La separazione deve andare... La separazione deve avvenire anche dal vincolo religioso, se no il vincolo religioso resta, eh? Vabbè, comunque fate come cavolo volete. Allora, quindi abbiamo poi la crescita, ecco, la solitudine può essere vista anche come alleata. Cosa vuol dire vedere la solitudine come alleata? Perché se uno ci crede prima, se uno ci crede prima, ci deve credere anche dopo, no? Se uno ci crede e quindi devi farlo annullare, cacci i soldi alla sacra rotta e lo fai annullare. Perché se tu ci credi prima, ci devi credere anche dopo, non è che ci credi a metà. Ci credo quando mi sposo e non ci credo quando mi divorzio. Quella lì l'ipocrisia è quella, no? Quando uno divorzia, deve fare un divorzio completo. Allora, comunque sia, perché. Quando uno fa il matrimonio, glielo dicono che il matrimonio religioso dura sine die. E beh, ho capito che è molto costoso, ho capito che è molto costoso o non costoso, però uno deve saperlo quando lo fa, cioè uno deve saperlo, Sunshine, quando lo fa, altrimenti fai solo matrimonio in chiesa. Cioè, non è che uno, perché qua
credo che le persone si sposano così all'acqua di rose, no? Fanno i rituali all'acqua di rose, ma quello è un rituale vero e proprio, un sacramento vero e proprio. Non è un qualcosa che viene fatto così all'acqua di rose, è un sacramento vero e proprio. È un sacramento vero e proprio. E quindi quello è il concetto fondamentale. Quindi se uno fa il rituale religioso e si sposa in chiesa, fa un sacramento vero e proprio, quindi deve sciogliere il suo sacramento se vuole separarsi da quella persona. Non è che non c'entra, non si basa solo sul rito. Un conto è il divorzio civile, un conto è quello lì del sacramento. Comunque, andiamo avanti. Questa è la mia opinione, ovviamente. Allora, la solitudine spesso è vista come alleata. Cioè, cosa vuol dire che è vista come alleata? Vuol dire che la solitudine può essere vista come crescita personale. Cioè, trascorrere del tempo da soli ci permette di riflettere su se stessi. Ci permette di riflettere su se stessi. Questo è un punto molto importante. Ebbè, se giovani si capisce il giusto, ho capito, ma quando uno è giovane non è completamente cretino se si sposa, Sunshine. Se uno si sposa non è completamente deficiente, si sposa che è maggiorenne, quindi dovrebbe sapere cos'è un rituale, almeno fanno anche i corsi prematrimoniali, no? Il corso prematrimoniale fatto in chiesa, ti spiegano che cos'è il rituale, mica sei decerebrato perché sei giovane, non c'entra niente. E comunque quando ti separi dovresti fare una separazione completa. Non è che perché uno è giovane ed è decerebrato, se no uno è giovane a 18 anni, deve essere capace di intendere di volere. Esatto, devi trovare testimoni. Esatto, e c'è tutto un qualcosa. Non è che uno deve far così all'acqua di rose. Se fai così all'acqua di rose è un tuo problema. Allora, quindi comunque sia, poi c'è il corso prematrimoniale dove ti spiegano, no, quello che stai facendo, non è che uno fa le cose senza sapere, te lo dicono. Ma comunque sia la possibilità c'è, basta annullarlo attraverso anche la storia della Sacra Europa, se vuole, insomma, se non vuole niente. Allora, comunque sia, allora, trascorrere del tempo da soli ci permette di riflettere su se stessi, sulle proprie esperienze, sui propri obiettivi. Questo tipo di introspezione è cruciale per la crescita personale e per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé. È un altro punto importante questo. Trascorrere il tempo da soli ci permette veramente di riflettere su noi stessi, sulle proprie esperienze, sui propri obiettivi, ed è un punto fondamentale. Questo tipo di introspezione è proprio cruciale. Quindi quindi la solitudine può essere vista anche come crescita personale, la solitudine inteso come solitudine da una relazione sentimentale affettiva. La solitudine, cioè non avere una relazione sentimentale affettiva stabile, ci può aiutare a sviluppare una maggiore indipendenza emotiva, ci può permettere di non dipendere eccessivamente dagli altri per il proprio benessere emotivo. Questa autonomia, diciamo, è fondamentale per costruire delle relazioni sane e delle relazioni bilanciate. Questo è un punto molto importante. La solitudine ci può permettere di sviluppare anche creatività, Spesso la solitudine offre uno spazio ideale per la creatività, per la produttività, cioè ci permette di non essere distratti dal mondo esterno. Molte persone riescono a concentrarsi meglio e a sviluppare delle idee, anche delle idee innovative fondamentalmente. Quindi la solitudine non è intrinsecamente una nemica né un'alleata,
dipende da come viene vissuta da quella persona. È importante riconoscere i segnali di una solitudine dannosa, e cercare un aiuto quando è necessario, ma nel contempo dobbiamo valorizzare i momenti di solitudine come un'opportunità, fondamentalmente, ed è questo è un punto fondamentale, un'opportunità per la crescita personale, un'opportunità per l'autosviluppo. Quindi la chiave sta nel trovare veramente un equilibrio sano, integrando, diciamo, i momenti di solitudine anche con delle connessioni sociali, significative. Questo è un punto molto importante. Questo credo che sia veramente un punto fondamentale, no? Questo credo che sia veramente uno dei punti fondamentali. Perché la paura della solitudine, ad esempio, ci farà fare delle scelte sbagliate. Che cos'è questa paura della solitudine? Perché è importante approfondire proprio il concetto, il discorso di paura della solitudine. È importante approfondire questo discorso. La paura della solitudine è un sentimento comune che molte persone hanno, che ha un impatto significativo sulla vita delle persone. Questa paura ci può portare a comportamenti, a scelte che non sempre riflettono i veri desideri, che non sempre riflettono i veri valori di un individuo fondamentalmente. Ci sono alcune delle principali fonti, diciamo, che sono conseguenze, no, di questa paura. Cioè, ad esempio, le esperienze passate di abbandono. Cioè l'esperienza di abbandono, di rifiuto, vissuta ad esempio durante l'infanzia, lasciano delle cicatrici emotive profonde. Queste cicatrici emotive, queste esperienze possono alimentare, diciamo che sono il carburante della paura della solitudine. Cioè la paura della solitudine di cosa si alimenta? Si alimenta delle esperienze di abbandono, di vissuti di abbandono nell'infanzia. Si alimenta di quello. Le insicurezze, diciamo, personali, le insicurezze riguardo al proprio valore, alla propria capacità di attrarre, di mantenere relazioni, possono intensificare anche fortemente la paura della solitudine. Le persone che non si sentono, ad esempio, sufficientemente valide, possono cercare, diciamo, di essere sempre in coppia con qualcuno, perché sentono di non avere la forza di affrontare la vita da soli. Questo perché se io non mi sento sufficientemente valido, tra virgolette, se io penso di non essere in grado, no, di affrontare la vita da solo, perché la vita è difficile, perché la vita non mi sento totalmente autonomo, e questo significa non essere totalmente cresciuti, perché un bambino, diciamo, non è autonomo, no? Un bambino, non è che potete avere a che fare con un bambino e far sì che questo bambino faccia tutto da solo. Però, quando cresciamo, quando diventiamo adulti, ma molte persone non crescono mai, no? Perché anche se sono adulte, hanno sempre paura di non farcela. È una paura intrinseca, no? Cioè che non è suffragata da qualcosa di reale, cioè non è un fatto reale, no? Però diciamo è suffragata dalle proprie paure, dalle proprie insicurezze personali, e molte di queste persone vanno alla ricerca quindi di situazioni, e quindi alla fine hanno delle relazioni tossiche. Tra l'altro, spesso, come nel caso del matrimonio, ci sono persone che sono succubi anche delle pressioni sociali, perché molte persone si sposano, magari si sposano in chiesa neanche senza valutare il fatto che si tratta di un rituale, di un qualcosa, perché semplicemente glielo dicono i genitori.
Vabbè, ma non è che puoi devi sposarti in chiesa perché qua, perché là, no? Quindi spesso le persone sono, tra virgolette, vittime, ma secondo me non sono vittime, si adeguano alle pressioni sociali. La società, ad esempio, spesso enfatizza l'importanza della famiglia. La società oggi enfatizza, anche ieri, soprattutto più ieri di oggi, enfatizza l'importanza della famiglia, di avere dei figli. Molte persone fanno figli mica perché li vogliono, fanno figli perché li vogliono i genitori, perché questo enfatizza, diciamo, l'importanza della famiglia. Suggerisce che se tu non ti sei sposata, sei una fallita, sei una fallita. Sarai una fallita infelice. Cioè, queste pressioni, diciamo, spingono le persone a evitare la solitudine a tutti i costi, a voler essere in relazione a tutti i costi. Tantissime persone non stanno a stare da soli perché hanno questa cosa inculcata dalla famiglia. Cioè, purtroppo la società enfatizza proprio, no, l'importanza. Già una coppia che è sposata o che non è sposata viene vista, diciamo, beh, in meridione la sentono molto, ma comunque magari oggi come oggi no, ma 20 anni fa secondo me anche un po' da tutte le parti, no? Ma purtroppo le persone si fanno condizionare. Il problema è che le persone si fanno condizionare, questo è il vero problema, e fanno delle cose, cioè hanno paura di restare da soli, hanno paura del giudizio, temono il giudizio. E quindi per evitare la solitudine alcune persone vanno, scendono a compromessi con i propri valori, vanno contro i loro principi. Questo ovviamente li porterà a un'insoddisfazione, li porterà poi a dover divorziare, se riescono, diciamo, no? Oppure a stare in relazioni che non gli piacciono, relazioni non soddisfacenti, cioè la paura della solitudine porta a entrare in relazioni non appaganti, basate più sulla necessità di compagnia, che su un genuino desiderio di condividere la vita con qualcun altro, di condividere la vita con qualcun altro. E questo è il vero problema. E queste relazioni ovviamente diventeranno fonte di stress, diventeranno fonte di malessere. Si genereranno figli che non saranno felici perché poi i figli assorbono il ménage familiare. È ovvio che se nascono dei figli in una famiglia che non, di fatto non è felice, perché la relazione tra il padre e la madre non è felice, automaticamente non saranno felici i figli. È impossibile che due figli siano felici, cioè che un figlio sia felice quando i due genitori non sono felici nella loro relazione. È quasi impossibile. Quindi, e questo, una paura eccessiva, quindi della solitudine, può creare dipendenza emotiva, no? E le persone diventano dipendenti dal partner, diventano dipendenti dalla persona. Quindi dobbiamo affrontare questa paura della solitudine, dobbiamo riuscire ad affrontarla, sviluppare autonomia emotiva, imparare a stare bene con noi stessi, sviluppare una solida autostima. Questo riduce la paura della solitudine. Questo ovviamente, ad esempio, può includere la meditazione, coltivare relazioni autentiche, ma soprattutto accettare la solitudine. Accettare la solitudine fa parte della vita, tra l'altro si nasce soli e si muore soli. Quindi dobbiamo imparare necessariamente ad accettarla, la solitudine. È un punto molto importante. Non possiamo non accettare la solitudine. Dobbiamo anzi coltivare la solitudine. E trovare la persona giusta ovviamente richiede tempo, pazienza e soprattutto una buona dose di introspezione. Cioè, per trovare la persona giusta, devi in pratica, se vuoi, se cerchi la persona giusta, prendi del tempo per capire chi sei veramente. Quali sono i tuoi valori, quali sono le tue passioni, quali sono i tuoi obiettivi di vita. Questa consapevolezza ti porterà a riconoscere quando una persona è compatibile con te, quando la incontrerai, ma non avrai la fregola di iniziare una relazione nonostante tutto. Quindi devi imparare a stare bene da sola, da solo,
a goderti la compagnia di te stesso. Questo non solo ridurrà la paura della solitudine, ma ti renderà anche una persona più sicura, più indipendente. E impara a dire di no quando incontri una persona che non appaga i tuoi valori. Cioè va cercata la qualità della relazione, non la relazione a tutti i costi. Invece molte persone vanno alla ricerca della relazione a tutti i costi, fondamentalmente. Quindi affrontare la paura della solitudine con coraggio, con determinazione è fondamentale, non solo per liberarsi da questa paura, ma anche per poi poter trovare una persona veramente giusta senza fretta. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi naturalmente su tutti i canali YouTube e vi ricordo